Ciao a tutti amici di Sport in Tour TV, siamo con il presidente CS Roma per parlare di All Star Game, la prima edizione ovviamente organizzata da CS Roma, quindi Monica, chi meglio di te ci può raccontare questo evento? Sì, è un evento fortemente voluto dal comitato provinciale ma anche dal settore basket dell'CS Roma, un evento incredibile, l'All Star Games come in NBA, con over 40, questo è molto importante, quindi con il nostro campionato over 40, con i ragazzi del nostro circuito, e quest'anno abbiamo avuto anche delle guest star che sono l'associazione SD Austin Warriors che fa basket con ragazzi con disabilità. È un'emozione perché abbiamo giocato insieme e questa è la dimostrazione che lo sport è inclusione, è condivisione, è fair play, il rispetto per gli avversari. Ed è veramente una festa. Adesso in questo momento stanno giocando le due squadre miste, c'è tanta allegria, c'è anche un po' di agonismo come è giusto, e poi dopo facciamo il terzo tempo con pizza e birra naturalmente. Bene, c'è da dare un merito ad ICS, ovviamente ICS Roma ed altre regioni, da rimbombo a tutti i sport che sono chiamati diciamo di meno rilievo. Quindi non solo al calcio, si sente più parlare degli altri sport e questa è una cosa molto bella. Sì, assolutamente, noi portiamo avanti proprio il discorso, il nostro obiettivo è fare attività sportiva per tutti, dai bambini agli adolescenti che purtroppo si sa da statistiche che abbandonano lo sport, in questa età abbandonano lo sport, quindi noi stiamo cercando di dare anche degli stimoli per i nostri ragazzi, per i nostri figli, mi ci metto anch'io come mamma. E poi anche andando un po' più su, io sono del 73 e quindi anche noi non proprio giovanissimi che possiamo giocare, quindi e lo facciamo in tutti gli sport, questa è la cosa principale. Grazie mille. Grazie a voi.